tonfa clamorosamente al vicino di Gravina, la capolista del girone H di Serie D, e lo fa con una prestazione davvero indecente, soprattutto per quel che concerne un primo tempo in belle e tristanzuolo. Mister Claudio De Luca recepisce parzialmente le indicazioni del cimento di coppa ed erge la muraglia, che si rivelerà friabile, petta Lanzolla dinanzi al malavventurato Lonoce, con Biason Plei e Piaruli Factotum, l'estro spento di Taurino, la brillantezza opaca di Danna e il disutile sbattersi di Lattanzio al servizio del bomber dalle polveri bagnate Santoro. Summa invece sistema l'iso tra i pali, l'ex di Modugno ad imperversare sull'out di destra, Giglio e Gilli ad irrobustire il reparto arretrato, Chacon a fare il fantasioso gioco, Tuninetti ad illuminare le manovre degli indemoniati Diop e Chiaradia. La prima frazione sarà uno zampillar di fuochi pirotecnici giallo-blu ed un mesto calvario nero-verde. Un battito di ciglia ed è già vantaggio per i padroni di casa. Diop serve Scalisi che scarica per il capitano, mancino secco, guantone parzialmente salvifico di Lonoce, piattone di Carmud che insacca fra maglie bianco-nero-verdi disorientate dopo appena 11 secondi. Gli ospiti ostentano fiacca fierezza e nulla più. Al decimo, destro flebile del fantasista Tascabile, che, 120 secondi dopo, slalomeggia in aria altrui e pesca Santoro che calcia a forar le nuvole. Subito dopo, Ricky libera Danna che dardeggia da fuori, l'iso si inarca e mette in corner. Minuto 24 e prodigioso Flavio sul destro fulminante ravvicinato del numero 8, assurdamente servito da fallo laterale. Raddoppio gravinese al 33esimo col talentuoso Chacon che, imbeccato dall'esterno già Leoncello, buggera Lonoce con un mega scavetto beffardo. 4 minuti e Diop piega la mano del goalkeeper ex Juventus e triplica impietoso su assist del sindaco di Gravina, Chiaradia. Negli spogliatoi si rientra dunque con la criniera abbacchiata e non si uscirà poi tanto meglio. Dopo un quarto d'ora Montinaro lancia Colella che salta il marcatore e calcia teso, l'iso ribatte in angolo. Al 25esimo conclusione dai 20 metri di Tuninetti, alta sulla traversa. Alla mezza Guadalupi sguscia fra due avversari e viene agganciato sulla corsa da Di Modugno. Per il signor Robilotta è una poco credibile simulazione. A due dallo scadere Genchi folleggia sulla fascia e tenta la botta, fuori. Cala così il sipario sul pomeriggio più buio della compagine bitontina, in attesa che il tempo del riscatto rintocchi fra 7 giorni col Bicelli.